Quando vuoi, puoi partire. Thank you.
ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Il nostro miglior giro finora è 1 minuto 13,7. Siamo 13esimi nel punto più veloce, 276,8 km orari.
tutto a posto, state indietro, l'auto è pronta a scendere in pista. Pioggia prevista tra circa 10-15 minuti. Secondi al termine della sessione.
La pioggia è prevista in poco più di 10 minuti. Pioggia tra 10 minuti. Fatto, siamo pronti. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Ci aspettiamo di vedere le prime gocce di pioggia nel giro di qualche minuto. McLaren has a very good message.
completo, siamo pronti. Ragazzi, indietro. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Thank you.
Finora il nostro miglior giro è 1.13,1. Bene, in questo giro cerca di portare la monoposto in temperatura. Vogliamo anche verificare che il cambio funzioni bene, perciò ingrana tutte le marce se ti è possibile.
Il radar mostra che sarà sereno presto, ci sono circa altri 10 minuti di pioggia. Parcheggio impeccabile. Ora assicuriamoci di trarre il meglio dalla partenza. Tieni d'occhio i semafori, la sequenza di partenza comincerà non appena tutti... Adesso concentriamoci per il resto della gara. Bandiera gialla. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia.
guadagni un secondo a giro sul pilota che ci segue. La situazione delle gomme è interessante, ma credo che sia meglio mantenere quelle che abbiamo adesso.
Quanto pare tra poco la pista si asciugherà, sta smettendo di piovere. Via libera.
fare per l'incidente, può succedere. Mantieni la calma e controlla il DMF, c'è una nuova strategia di gara disponibile. Pozzanghere stanno scomparendo. Per il momento queste gomme vanno ancora bene, ma tra non molto le condizioni potrebbero essere adatte a quelle da asciutto. Attenzione! Attenzione, ci aspettiamo una perdita di aderenza da un momento all'altro.
ultima entrata. Ci hai fatto guadagnare un po' di tempo. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Abbiamo ancora molta energia in riserva, usa il sorpasso. Virtual Safety Car in uso, rallenta e mantieni positivo in delta. Virtual Safety Car in uso. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. I commissari hanno appena attribuito una penalità all'auto che ti precede. Drive through per loro. Hai raggiunto il quinto posto.
1,9 secondi. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. È stata una sosta decente. Rientriamo nei tempi previsti. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il freno attuale. Bandiera blu. C'è stato un incidente con detriti sparsi. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso tutto in tempo, quindi niente safety car per adesso. Fai attenzione, c'è la virtual safety car. Riduci la velocità e mantieni positivo il delta. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Il distacco dalla vettura che ti precede è 9,8 secondi.
Riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. La Virtual Safety Car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Ok, via libera. Il distacco dalla vettura davanti è 4,3 secondi. Devi utilizzare il sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Bandiera blu, bandiera blu. Abbiamo un distacco dalla vettura davanti di 9,0 secondi.
distacco dall'auto di fronte 11,5 secondi. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 2,4 secondi. Galla. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non faremo un'altra sosta ai box. Dobbiamo accelerare, usa il sorpasso per erogare più potenza. Ok, via libera.
distacco dall'auto di fronte 11,3 secondi. L'attacco dal tuo compagno dietro di te è 3,5 secondi. Ok, via libera. Attacco dall'auto davanti, 12,8 secondi.
attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Il distacco è 0,0 secondi. Passi al settimo posto, settimo. Abbiamo bisogno di una nuova strategia di gara. Trovi diverse opzioni possibili sul DMF. Dai un'occhiata. Virtual safety car, virtual safety car. Riduci subito la velocità, devi mantenere positivo il delta. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Vai, vai, vai! Ben fatto, ottimo lavoro a tutti. Siamo soddisfatti. Le gomme usurate dovrebbero rilasciare residui più in fretta. Questo ti permetterà di andare in accelerazione un po' prima. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. La Virtual Safety Car sta per finire. Tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare. Attendi la bandiera verde. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri.
distacco dalla vettura che ti precede è 9,8 secondi.